Carissimi amici della Pogonotomia, buon giovedì. E oggi faccio un video speciale, infrasettimanale, perché molti mi hanno nel tempo fatto della richiesta, c'è cioè una richiesta specifica, da quando soprattutto si è aperto il canale di YouTube, che magari ha coinvolto utenti che non c'erano su Facebook e quindi non hanno seguito le puntate, diciamo, dell'anno scorso, un anno e mezzo fa, e per chiedermi la mia opinione, dopo averne sentite tante altre, chiaramente, perché in rete ne c'erano tante, e giustamente, sul quale rasoio utilizzare come primo rasoio, insomma, il famoso discorso dell'inizio, dell'esordio, della scelta di passare alla rasatura tradizionale con rasoio di sicurezza, e quale oggetto scegliere per iniziare. Allora, faccio un discorso molto veloce per dirvi la mia opinione, che poi è cambiata negli anni, perché quando ho iniziato io era tutto diverso e non c'erano tante possibilità, quindi ma purtroppo, perché infatti io ci ho messo molto tempo per imparare, perché non c'erano proprio possibilità di avere un confronto, di avere come dire, consigli, di capire anche come utilizzare questi strumenti, no? Che erano desueti all'epoca, perché comunque oggi c'è una ripresa, ma inizio nel 2000 era veramente difficile trovarne, e quando si trovavano, come dico spesso, te li tiravano dietro, no? Pochi modelli e pochissimo utilizzati. I pennelli c'erano, ma soprattutto set con multilama, ma rasoi pochissimi, insomma. Comunque, tutti quanti, la maggior parte, consigliano di partire con il Wilkinson Classic. Questo è un caso che è rasoio assolutamente economico, plastica e ceramica, insomma, più materiali, in realtà non è solo plastica. Tra l'altro, rivisto recentemente, e poi lo vedremo in rasatura quello nuovo, non nel prossimo, nelle prossime settimane. Scelta che io dico sì, va bene, ha un vantaggio, che è un rasoio assolutamente accettabile, ed è un rasoio che costa molto poco, molto poco. Con meno di 5 euro si può trovare con le lamette e tutto quanto, e funziona bene. Però noi, secondo me, quando c'è, cioè, chi decide di partire e di cambiare, diciamo, il modo di radersi, non deve guardare solo il denaro. Anche perché stiamo parlando di poche decine di euro, cioè non stiamo parlando di cifre, anche, cioè, diciamo che per la maggior parte dei casi parliamo di cifre più che abbordabili. Quindi uno può dire: ma io inizio con questo per vedere. Va bene, allora, se questo è il ragionamento, poi questo è un rasoio che io consiglio, attenzione, non sto dicendo che non bisogna prendere il Wilkinson Classic, sto dicendo che però non è un percorso, secondo me. Cioè, non è che uno deve per forza iniziare con il Wilkinson Classic. Può iniziare e può anche tenerselo come rasoio fisso, anche lì, no? Quindi non, però non è che sia, come dire, obbligatorio partire da qua. Secondo me no. Non è obbligatorio. È una scelta. Non consiglio di prenderlo solo per vedere come funziona. Cioè, se lo prendete, usatelo per dei mesi. Non trattatelo come un semplice rasoio da startup. Ecco, questo è il discorso. L'alternativa sembra spendere, diciamo, una cifra accettabile, bassa, perché magari qualcuno dice: ma io poi magari non mi trovo, magari dopo due rasature mi stufo, non mi piace, ritorno al multilama. C'è ovviamente l'alternativa fra Edwin Jagger e il Mule R89, no? Io qui li ho tutti e due, in modo da non far torto a nessuno. Questo è il modello con il manico nero, che ha una sigla che adesso non mi ricordo. Comunque, questo è l'Edwin Jagger classico. Sono pressoché identici, anzi, nel futuro. Ora, questo è un rasoio già importante. È un rasoio già importante, è un rasoio che viene spesso spacciato per un rasoio per iniziare, ma non è così. Questo è un rasoio che io, infatti, una di queste domande mi è arrivata dopo una rasatura di più giorni, brava di più giorni, con l'Edwin Jagger, che è andata molto bene.
E dice, ma come, anche l'Edin Jagger di fare la barba di 5 giorni? Sì, assolutamente. Anche perché non è un rasoio, è un rasoio assolutamente gestibile, ma non è un rasoio dei più, cioè ce n'è anche di più, come dire, più docili. Questo è un rasoio che può essere assolutamente tutta la vita utilizzato sempre come rasoio di riferimento. Cioè non è anche questo un rasoio da start-up, non è un rasoio che... di passaggio, è un rasoio assolutamente di riferimento. Quindi progettato molto bene, R89 Edwin Jagger, quindi questo qua è un rasoio con cui si può tranquillamente iniziare e anche qua finire, cioè non c'è nessun problema, non c'è nessun limite all'Edwin Jagger, attenzione, o all'R89. Quindi anche questo è una possibilità. Io dico questo, se uno vuole ad esempio partire dall'Edwin Jagger o dall'R89, ma lo faccia. Cioè non c'è nessuna controindicazione, perché sono rasoi gestibili, tenendo presente che se si cerca, come dire, una rasatura più delicata ancora a livello di aggressività, chiamiamola così, della lama, c'è ancora di meglio. Questo è un rasoio ottimo perché ha un'aggressività, ponderata e ha un'aggressività, che, va bene sia per... una barba di un giorno, ma anche una barba di 2 o 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, l'ho fatto anche di 7, quindi ottima soluzione. Ma non c'è solo questo, ci sono delle soluzioni che possono essere abbordabili e intelligenti, oggi direbbero smart. Ad esempio, andare su un vintage, Gillette produce dei vintage. Io qui ho un Gillette Milord, questo qua è addirittura degli anni 40-50, inglese, e un Gillette, sempre inglese, questo qua mi pare che si chiami Palat, meccanismo molto simile, anzi testa di fatto è quasi simile, a farfalla. Questi hanno, in particolare il Milord, un'esposizione della lama molto molto ridotta, e permettono veramente una rasatura confortevole anche con lame molto aggressive, molto taglienti. Questo è un rasoio che si può trovare anche a 30, 35, se uno non vuole proprio la scatola originale, però è un rasoio che si usa, io lo uso tutti i giorni, no, tutti i giorni no, perché non la faccio vedere, però lo uso. È uno dei miei rasoi che uso. No, io ho una collezione che sta arrivando, diciamo, a sfiorare le centinaia di rasoi, però sono pochi quelli che io in realtà uso quotidianamente, no? Ecco. Questi li uso. Questi qua sono rasoi che io ho nella mia armadietto, non sono stati messi, come dire, non sono stati musealizzati, tra virgolette, che vuol dire mettere nella scatola delle collezioni, e vengono utilizzati. Questo è molto molto delicato. Quindi questo qua io dovessi lasciare un rasoio, ne avessi uno in più, lasciarlo a un figlio, a un nipote, a un cugino piccolo, dico: guarda, vai con questo. È vero, è un rasoio, tra virgolette, vintage, no, senza virgolette, però i risultati sono eccezionali. Questo è leggermente più aggressivo, testa un po' diversa, questo è più recente, questo anni, mi pare che sia anni... o fino ai 50, inizio anni 60, insomma, a memoria non ricordo, di là una catalogazione che ho fatto, però anche qua stiamo parlando di un rasoio che va benissimo come delicatezza, va benissimo come gestibilità, no? È gestibile, così come il Milord. Pensate a un rasoio fino agli anni 40, però funziona ed è molto delicato. Delicato però non vuol dire che non rade. Delicato vuol dire che, ad esempio, questo, per chi si rade quotidianamente, è un rasoio eccezionale. Ha un prezzo che si trova sul mercato dell'antiquariato, diciamo così, assolutamente abbordabile. Quindi è un'opzione. Cioè, perché iniziare per forza con un rasoio? No, c'è anche l'opzione del vintage. Assolutamente sì. Ultima soluzione che propongo. Per chi invece ha il portafoglio, diciamo, più abbondante e può permetterselo, questo è forse il rasoio per eccellenza
della rasura quotidiana, stiamo parlando del Feder ASD2, la versione ASD2S, quella con la base. Qui stiamo parlando di un rasoio di una qualità costruttiva fuori da ogni come dire, parametro, perché è un rasoio d'acciaio inossidabile, è un rasoio che tecnologicamente secondo me è molto avanzato, frutto di un progetto molto pensato. È un rasoio che gestisce perfettamente qualsiasi lama per la rasura quotidiana. Cioè noi permettiamo magari una Feder, che è una lama considerata dalla più taglienti, quindi anche magari, come dire, che mette un po' in soggezione, no? Che può provocare anche degli incidenti, tra virgolette, di piccoli tagli, perché è molto affilata. In mano, su una mano non esperta può dare delle difficoltà. Invece con questo rasoio io ho trovato veramente che ci si può radere in scioltezza perché l'esposizione è veramente limitata, ma non è inesistente. Quindi rade, ma con una dolcezza che è eccezionale. Chiaramente qui stiamo parlando di un rasoio che costa più di 10 volte rispetto a un Elgin Jagger, ad esempio, o 10 volte rispetto a un Elgin Jagger del certo tipo. È un rasoio che insomma, si può trovare anche sui 170-200 euro. Quindi stiamo parlando di un rasoio diverso, di una fascia di prezzo diversa. Però chi può permetterselo, perché no, iniziare con questo e anche lì tenerselo, perché poi questo è un rasoio che ha una gestibilità adatta a una persona che inizia e che deve imparare. Quindi nulla vieta a chi può permetterselo di iniziare con questo. Quindi vedete che le opzioni sono veramente tante. Quello che io sconsiglio, ma ripeto, stiamo parlando di opinioni personali, è di iniziare con rasoi particolarmente aggressivi o iniziare con rasoi a pettine aperto. Perché? Perché il rasoio a pettine aperto generalmente necessita di una mano leggermente più esperta, anche se in realtà quello che conta è l'esposizione della lama, non il pettine, e generalmente vengono costruiti alcuni modelli particolarmente efficaci che appunto necessitano di una mano più esperta. Quando ho iniziato io c'era un Mercur, che non mi chiedete il modello che non mi ricordo più, poteva essere o l'11 o il 15C, che all'inizio io non sapevo usare. E non c'era ancora internet come adesso, che con i video, con le spiegazioni, con i forum, no? E io andai in questa coltelleria, mi ricordo quel giorno, io sono appassionato di lame, mi piace vederle, no? E ho visto in un angolo questi due rasoi, c'era un. E poi comprai anche un Fatip, tra l'altro che poi oggi mi dà grandi soddisfazioni quel Fatip, però all'epoca non lo sapevo usare. Cosa succedeva? Che non sapendolo usare, essendo un rasoio efficace, mi provocava delle irritazioni. Quindi io cosa facevo? Tornavo al multilama, poi ci riprovavo, mi rovinavo, tornavo al multilama. No, invece, poi con il tempo, ovviamente, grazie all'aiuto di molti amici, ho imparato tutto quanto. Però il discorso qual è? Iniziare con un rasoio già particolarmente diciamo efficace può essere controproducente, perché magari uno poi si irrita, si taglia e scappa. Ad esempio Fatip, ottima marca, però io consiglio il Gentile, perché col Gentile anche se l'esposizione della lama è pressoché la stessa, la barra di sicurezza permette una, come dire, di dare dei punti di riferimento che sono più importanti. Quindi anche Gentile è un ottimo rasoio, chiaramente necessita di una mano leggermente, secondo me, più allenata, ma dà dei risultati veramente ottimi. Niente, io spero di aver risposto alle domande che mi sono state poste queste settimane da alcuni utenti. Ripeto, questa è la mia opinione. Io uso 6 o 7 rasoi in rotazione. Che sono più o meno quelli che ho citato, anche il Fatip Gentile utilizzo, insomma, però per iniziare
Non c'è un percorso, non c'è un, secondo me, non c'è necessariamente un, come dire, una strada tappe. Semplicemente bisogna scegliere uno strumento maneggevole, gestibile, non particolarmente complicato tecnicamente, e iniziare da lì. Poi, se, attenzione, io dico un'altra cosa, se poi noi siamo soddisfatti, ma perché cambiare? Cioè, ma anche banalmente un Wilkinson Classic, no? Se io sono soddisfatto del mio Wilkinson Classic, mi rende le rasature perfette, cioè, non è che devo per forza che mi arrasoio, a meno che non abbia, come dire, una voglia io di provare cose nuove. Ma no, ma non è che per forza devo che mi arrasoio, semplicemente devo trovare il rasoio più adatto alle mie esigenze. Se mi rasoio tutti i giorni, sarà un certo tipo di rasoio. Se mi renderò magari una volta ogni 3-4 giorni, sarà magari una leggermente più efficace. Però efficace non nel senso che non rade, efficace nel senso che magari ha un'esposizione della lama che permette di non avere difficoltà anche con barbe lunghe, tutto qua. Quindi tutte ottime soluzioni, compresa quella del Fatip, io consiglio il Gentile, ma anche quello classico per le come dire, mani più esperte, forse. L'importante è trovare la scarpa per il proprio piede, senza farsi prendere non tanto dalla scimmia, come si dice, no? Cioè io sono l'esempio peggiore, cioè io le colleziono, quindi, ma non farsi prendere dall'ansia di dire devo cambiare. No, cioè tu non è che devi cambiare, tu se vuoi cambiare cambi, ma se ti trovi bene nessuno ti obbliga a cambiare, anzi cambiare può essere un salto nel vuoto. Quindi opinioni personali, sensibilità personali, mi è stata fatta questa domanda da più utenti e mi sono sentito di fare questo video che spero che abbia dato delle risposte più o meno, anzi spero più esaustive. Buona giornata a tutti e chi deve farsi la barba, buona rasatura.